Rendere il Molise più attrattivo per incentivare l'assunzione di nuovi medici e risollevare gli ospedali regionali dal baratro in cui rischia di sprofondare la sanità pubblica, queste le priorità del candidato alla carica di presidente Roberto Gravina a Isernia per un dibattito sul diritto alla salute. Tagli ai servizi, reparti ridotti al lumicino e carenza di personale sono ormai le note criticità che affliggono la sanità pubblica e che, ha detto Gravina, sono state oggetto di promesse non mantenute. Parlando di sanità invece, nel nostro programma abbiamo ribadito che se già si mantenessero gli impegni che il ministro Schillaci aveva assunto durante la conferenza dei sindaci a Roma, già saremmo tutti contenti, cioè il superamento non soltanto del commissariamento con un decreto salva Molise che tutti aspettiamo, ma anche un budget diverso e anche una nuova organizzazione per quanto riguarda il DM Balduzzi, quindi il DM 70. A questo noi abbiamo però inserito nel programma degli aspetti importanti legati soprattutto a superare l'emergenza sul personale, perché non è possibile che la nostra regione continui a bandire dei concorsi che il più delle volte o non partecipa nessuno o peggio ancora chi partecipa poi decide di non accettare appunto il posto di lavoro. Quindi su questo abbiamo previsto anche una forma di incentivazione rispetto per rendere più attrattiva la nostra sanità, oltre ad una serie di interventi importanti su ASRM, quindi sulla riorganizzazione proprio dell'azienda sanitaria e anche aspetti legati all'emergenza urgenza, all'integrazione tra pubblico e privato, soprattutto con un CUP unico che possa permettere avere un controllo più attento sull'andamento dei flussi di spesa e per dare anche al cittadino una migliore possibilità di accesso alle cure. Non è mancato uno sguardo al veneziale e all'ipotesi che a Isernia venga costruito un nuovo ospedale. Di fatto non sappiamo effettivamente per il veneziale quale sarà la sorte, se la costruzione è davvero di un nuovo ospedale, visto che comunque sappiamo tutti è in condizioni abbastanza critiche. Questo ovviamente lo registriamo anche in altre strutture ospedaliere, però come dicevo oggi l'urgenza è dare la possibilità che ci siano medici che possano operare all'interno delle strutture. Attenzione anche alle postazioni 118, ad alcune delle quali negli ultimi mesi è stato tolto il medico. Questo purtroppo rientra tra i fallimenti della politica regionale, perché ci si è arrivati come al solito lunghi, con, sapete, polemiche, con addirittura un paventato stop per quanto riguarda il 118. Riteniamo che quella sia anche lì bisogna fare chiarezza e ordine, soprattutto cercando di superare, noi l'abbiamo già dichiarato e inserito anche nel programma, superare la parcellizzazione e creare un unico soggetto al quale affidare, chiaramente preservando i posti di lavoro con delle clausole sociali, un unico soggetto alla gestione dell'intero servizio sul territorio regionale.